tutti ragazzi, sono Zanzo, bentornati sul mio canale. Oggi siamo finalmente tornati nel mondo, nella serie, il mondo dell'iscritto ragazzi. Siamo nel quarto episodio e a inizio settimana avevo pubblicato un video che non era nient'altro che un ricaricamento di un episodio di 9 mesi prima. Ho deciso di ricaricare quel video per far capire un po' a tutti i nuovi iscritti come funziona questa serie. E l'adesione a questa serie è stata devastante. È stata devastante perché ragazzi mi avete inviato in tantissimi il vostro mondo. Non pensavo veramente di avere un riscontro del genere dopo il re-upload di un video di 9 mesi fa. Sono contentissimo e oggi probabilmente inizieremo con questo mondo singolo in questo episodio, perché ragazzi ho visto la dimensione del file di salvataggio ed è 50 mega, quindi sembrerebbe essere abbastanza grosso. Allora, il mondo di oggi ce lo invia il nostro amico Yaki-99 e è questo. Allora, sono spawnato qua in casa come ogni volta ragazzi, game mode 1, vado sempre in modalità creativa e verifico un po' qua le cose. Allora, qua c'è un dei minecart nella ender chest, qua c'è la suddivisione come piace a me, a magazzino come mi piace a me, perfetto, così. Madonna mia, e che l'è questo, quanta roba, grandissimo. Qua ci sono tutte le cose incantate, spada di ferro, canna da pesca, molto molto bene, mamma mia, guarda qua quanta roba che c'ha. Comunque il magazzino come piace proprio a me, quindi con la suddivisione per i vari oggetti, qua poi ci va di sopra, poi andiamo a vedere. Ah, qua c'è un altro spazio del magazzino che probabilmente si andrà a completare, qua idem, qua probabilmente ci andrà in miniera, poi andiamo a vedere. Ok, qua c'è chiuso così perché sennò i golem entrano dentro, però come si fa a entrare nel portale, cioè bisogna spaccarlo per forza. Qua c'è i golem di ferro, andiamo a vedere cosa c'è qua giù. Allora, alto 3, perfetto, come piace a me, così vedete che si riesce a correre a stecca andando verso il basso. Qua c'è la madonna, eccole. Ah, questo è il sito di scavi, è già suddiviso in zone, basta scavare poi dritto per dritto. Però da quanto vedo mi sa che c'è solo un tunnel scavato, giusto? Sembrerebbe tipo il primo il tunnel scavato, questo e basta. Non ci voglio andare fino in fondo, mi fido di te. Vediamo, allora là c'è il portale del Nether, poi andiamo a vedere nel Nether cosa c'è di interessante. Andiamo a vedere cosa c'è qua sopra. Ah, qua ci sono un botto di fornaci che immagino siano tutte vuote. Qua ci sono tantissimi vetri. Poi sono curioso di vederlo fuori questo mondo, ragazzi, che sembra veramente grosso. E qua c'è il letto. Sì, cerca di abbellirle magari un po' le stanze con dei quadri o qualcos'altro. Poi vabbè, naturalmente il mondo è tuo, scegli te quello che vuoi fare. Il mio è solo un consiglio. Allora, vado un attimo nel Nether, intanto che sono già qua in casa. Quindi spacchiamo un attimo questo. Oppa, là, dentro nel Nether. Vediamo cosa c'è. Allora, c'è una casetta che ti protegge, innanzitutto. Molto bene. Qua ci sono i minecart. Ah, scusate, mi sono dimenticato. Salto automatico, no. Sto giocando in 1.10.2, ragazzi. Ok, qua si esce allo scoperto. Io avrei messo una porta in ferro per essere ancora più sicuro. Prendiamo un minecart, vediamo dove ci portano ste rotaie. Vai. Madonna, che lavoraccio hai fatto. Se non l'hai fatta in creative, complimenti, perché fare un lavoraccio del genere non in creative, madonna. Forse siamo arrivati? No. Cioè, manca tutto sto pezzone qua gigantesco da fare. Ok, siamo arrivati qua. Ok, qua c'è una scala, saliamo. Ci collega un altro portale. Ah, ok. Qua c'è un altro portale che vediamo dove ci porta. Ah, ok, nel mondo quello fatto con la clay. Perfetto, ci sta, approvo anche il percorso, così si evita ogni volta di farsela a piedi tutta sta strada. E però adesso... Ah no, è vero, c'è una scala che mi portava sopra, quindi probabilmente devo trovare la scala che mi riporti giù. È qua in zona, no? È giusto. Sono io che sono un cretino e non vedo il buco della scala, molto semplicemente, perché giù ci sono le rotaie. Come potete vedere, ragazzi, qua sotto ci sono le rotaie, quindi è corretto quello che sta facendo. Niente, torniamo indietro e quindi usciamo da casa e andiamo a vedere il resto appunto del mondo del nostro amico Yaki-99. Mentre aspettiamo che questa ferrovia infinita ci porti a casa, ci riporti all'altro portale, io vi ricordo ragazzi che per partecipare a questa serie vi basta inviare al link che trovate in descrizione. Adesso forse terrò ancora la stessa mail, però magari al prossimo episodio la mail la cambio, così almeno ho una mail dedicata solo a quei mondi, perché la mail a cui adesso le state inviando è la mail anche dove le aziende mi scrivono per le collaborazioni e non voglio intasarla troppo. Troverete quindi sia qua video che sotto in descrizione l'indirizzo email a cui inviare il vostro mondo. Vi ricordo ragazzi di non mandarmelo con la richiesta di permesso. Per esempio Yaki la prima volta me l'aveva inviato con Google Drive,
Va benissimo, il problema è che c'era bisogno dell'autorizzazione, quindi se lui non mi dava l'autorizzazione, io purtroppo non potevo scaricare il mondo e c'è stato un po' di fatica, di casino. Ah, ok, qua ha cittato, infamone, vero? Ha usato il bug quello per sfondare la roccia madre e quindi vabbè, scialla, dai raga, si può sfruttare ai fini del gioco. Non so a cosa serva andare oltre la roccia madre, però vabbè, vedo che c'è gente che sfrutta questo bug per uscire, diciamo, dalla zona del Nether. Torniamo nel mondo normale adesso, quindi torniamo sulla terra e possiamo finalmente uscire dalla casa. Attenzione ragazzi, è notte, ma noi ce ne sbattiamo la minchia. Allora, uscendo di casa, vediamo subito qua una bella fontana di lava, una fontana normale, uno zombo. Questo qua è tipo il vialetto che ci conduce da qualche parte. Vediamo. Visto dall'alto com'è. Bellina. Forse non mi convince troppo questo vetro intorno qua. Questo. Cioè c'è questa cosa chiusa. Tanto non ci si può accedere. Quindi. Ci si può accedere forse neanche così. Cioè, sì, così. Però boh, non. Non lo so. Non ne trovo l'utilità. Non riesco a capire. Spiegamelo nei commenti se vedrai questo video. Perché hai fatto sta cosa qua intorno. Ok, la casa costruita nella montagna. Sopra la montagna. Aspetta, è veramente grosso sto mondo. Allora, con calma. Qua a fianco a casa c'è la stalla dei cavalli. Il cavallo si chiama? Non si chiama. Qua c'è una coltivazione immensa di patate. Ok, questa qua è la farm automatica di ferrovie, lì, di binari. Non mi ricordo mai come cazzo si chiamano. Quindi non hai cittato, giustamente. Bravo, bravo, mi piace. Questa è una farm gigantesca di zucche, madonna. Questo qua è un campo pronto per essere coltivato. Qua, alberi a nastro. Sta la copertura che manda sulla casa. Andiamo a vedere qua cosa c'è. Questo cos'è? Un cobblestone generator automatico? Ah, sì, ok. Perfetto. E poi dopo tu lo stoppi. Vai qua e fai tac 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 e ti scavi la tua cobblestone, perfetto. Qua c'è, ok, una pixel art tua, quindi Yaki, questo immagino sia la skin del tuo personaggio. Qua, questo qua dovrebbe essere un porto, penso, credo. Dovrebbe essere il porto che ti permette poi di uscire, andare dove vuoi. Quello lì così hanno un blocco di terra e basta. Questo mob spawner, vediamo se è funzionante. O se ti devo rimproverare. Ok, il mob spawner, quello il più classico che ci sia. Quello per non far nascere i ragni, in teoria, ma i ragni li sento. Ah, ok, perché sopra qua non hai messo le slab per non far nascere i ragni. Ok, comunque, classico mob spawner. Cioè, non con un design rivisitato. È un mob spawner classicissimo. Va benissimo, senza nessun problema. Anzi, meglio del mio, di sicuro. La pixel art di uno snowman. Tu sei un pazzo. Quanto cazzo è grossa. Impazzito. Quanto ci hai messo a farla? Probabilmente quando ci sono tutti gli snowman, giusto? Infatti. Cioè c'è Snowy, ce n'è uno solo. Quello che ci permette di avere la neve infinita. Complimenti se anche questo l'hai fatto non in creative. Cioè tanto di cappello. Questa è una farm automatica di canne da zucchero con... Ah ok, parte in automatico quando la canna da zucchero cresce. Ecco un consiglio. Metti una tramoggia anche qua perché hai visto... Adesso che può cadere anche di lato, quindi ti consiglio di mettere una tramoggia anche qua. Poi tutte le tramogge sono collegate a questo, immagino, è perfetto, qua dentro ci sono le canne a zucchero. Ti piace usare le zucche, vedo. Madonna, questo è la faccia di un villager. Ok, farm automatica di ferro, perfetto, ci sta. Poi che cazzo volete? Lasciate stare i villagers, infame. Ok, qua... C'è il collegamento che ti porta verso un qualcosa, non so cosa sia. Ah, forse verso il villaggio dei villaggeri. Questo qua è un pozzo. Un pozzo che ti porta qualcosa di nascosto. Ah, ok, dove metti dentro i diamanti. Madonna, ci sta. Anche se in un mondo single player serve solo per abbellire. Ok, questo probabilmente porta i villaggi dei villaggeri perché vedo che lo collega alla farm di ferro. Ci sta, farm di ferro probabilmente lo costruirò anch'io a breve. Mi ha detto mob spawner, questa qua è la casa delle mucche, con la pixel art della mucca qua davanti. Hai messo dentro la farm automatica di mucche, quella che ha fatto anche Surrey nel suo mondo. Ci sta, va bene. Poi qua c'è una sfera poké che probabilmente avrai visto anche questa dal mondo di Surrey e quindi l'hai voluta riprodurre. Ci sta, qua ci sono le galline, immagino. Ok.
Ah, è una farm automatica di polli, perfetto. Un maiale, da solo. What the fuck. Ok, poi là ho visto che c'è la cosa delle pecore. La cosa, la casa delle pecore. E vediamo, suddivise per colori. Perfetto, ci sta. Bello anche il design dentro. Ha le chest qua sopra per ogni lana. Ok, perfetto. Anche se io le avrei messe sotto, perché mi girano le palle quando devo alzarmi con la testa così anche in Minecraft. C'è qualcos'altro da vedere? Ah, questa, è vero. Allora, innanzitutto come ci si arriva qua sopra? Ah, dal tetto della casa. Dal tetto della casa, ma anche da dentro la casa. Oddio, sta parte qua della casa me la son persa. Ah, dalla zona dei fornaci, ok, ok. Qua si va sopra. Si sale. Si arriva qua in alto, qua c'è una struttura. Ok, qua magari metti gli slab laterali, perché visto così non mi dice niente, però vabbè. Se piace a te, scialla. Qua c'è una scala che sale così, ta 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 ta, intorno a un albero gigantesco, ti porta in alto, in alto, in alto, sopra tutto il tuo mondo. Ok, scaletta, qui, scaletta normale. Si entra dentro qua. Ah, è una casa che ti permette di vedere tutto il mondo. Ci sta, ah, la mappa del mondo, guarda qua. Figa. Figa sta cosa. Qua c'è la pixel art di una foglia di marijuana. What the fuck. Qua c'è una cascata e un ponticello. Ah, da qua l'hai fatta partire. Ok, non dirmi che ci conduce al land questa cosa gigantesca. Come sei sceso? Lo stai a scendere dritto per dritto, no? Tu sei un pazzo comunque a fare tutta questa strada. Si arriva al portale del land, che è spinto. Ok, quindi l'hai trovato, ma non sei ancora entrato dentro. Quindi adesso niente, dai, mi uccido così torno allo spawn iniziale. Perderò tutti gli strumenti, ma sti cazzi, tanto poi io questo mondo qua non lo gioco, quindi scialla. Perfetto ragazzi, allora questo quarto episodio della serie Il Mondo dello Scritto termina qua. Io voglio dare un paio di consigli a questo ragazzo: cerca di abbellire il più possibile il mondo, piuttosto che fare costruzioni magari mastodontiche, creale anche un po' più piccole, però che siano piene all'interno, cioè non lasciarle vuote come nel caso tuo che c'è degli stanzoni giganteschi. Bellissimo il mondo, ho visto un paio di cose che mi piacciono tantissimo, tipo il cobblestone generator automatico. C'è, vabbè, la farm delle canne da zucchero fatta così a quadrato, è molto carina. Cerca di portare cose sempre più tue, cioè ci sta riportare, cazzo, non so, la Pokéball che ha fatto anche sul robe del genere. Lo snowman è assurdo, spero tu non l'abbia fatto in creative, ma l'abbia fatto sfruttando appunto tutta la lana che riesce a recuperare dalle pecore e tutta la neve che riesce a recuperare dallo snowman che è intrappolato lì dentro. Ragazzi, io vi ricordo quindi che per inviarmi il vostro mondo basta inviarlo all'indirizzo email che trovate in descrizione, che comparirà ancora qua video, che a 1000 mi piace uscirà il prossimo episodio della serie Il Mondo dell'Iscritto. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ringrazio per questi 20.000 iscritti che abbiamo raggiunto. Continuiamo così che arriveremo presto anche ai 30.000. Qui da Zanz è tutto, un bel saluto e